Buonasera e benvenuti a una nuova live per l'ora del tè nel salotto dello Scarabocchiatore. Questa volta qui con noi c'è un disegnatore doc, sicuramente tutti lo conosceranno perché chi segue la Bonelli lo conoscerà sicuramente. Lui è Nicola Genzianella. Ciao Ciao a tutti. Nicola. Ben Ciao, ciao, ciao Marco. Ciao, 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 ciao. arrivato e grazie per aver accettato l'invito. Beh, grazie, grazie a voi. Grazie a voi soprattutto. Nicola, attualmente tu sei copertinista anche di Dampir e autore delle tavole di diversi numeri del nostro ammazzavampiri. No, beh, copertinista no, copertinista no. No, faccio. Sì, beh, ormai sono un po' il veterano, dai. Così, però dice lo stesso Mauro che sono il veterano ho fatto 25 anni quest'anno. 25 25 anni è un anni. anniversario. È un anniversario, è stato proprio quest'autunno, sì. Sì, magari si poteva tutto magari fare qualcosa. Sì, comunque sì, per meno di 25 anni, perché quando io sono entrato in Bonelli, sono entrato subito nello staff di Dampir. Tu hai Quindi. iniziato con zona X, ricordo bene. Sì, no, ricordo In benissimo. Bonelli, intendo. Anche se lì, allora io ero, adesso non so bene in che termini, ma era curata da Gianni Bono. Da Gianni Bono aveva alla IF Edizioni, siamo a Milano, io mi ero nelle mie, il mio girovagare, no, per cercare lavoro, appena uscito da scuola, parliamo, quindi siamo dall'89-90, per far dare un'idea. Ero uscito dalla scuola del fumetto. Tu, la scuola del fumetto di Milano, se dico bene. Milano, sì, di Milano. È perché io sono milanese, no? Di nascita, ci ho vissuto fino al 2000, 99. Quindi la scuola, fortunatamente c'era la scuola, finita la scuola, quindi mi sono imbattuto in questa occasione, Gianni Bono, ecco, che mi aveva dato questa possibilità di provare. Dopo un po' di tentativi, ho fatto un numero di zona X, sì. Però in Bonelli in realtà non sono mai stato, non c'ero mai entrato. Io facevo tutto portavo le pagine, le tavole a lui, ho visto Castelli forse un paio di volte, così, eccetera. Quindi quella è stata la mia prima esperienza, sì. Subito, proprio il battesimo importante, forse troppo però, per uno appena uscito da scuola, effettivamente. Ma io È stata una ho fatica. letto che tu comunque avevi iniziato con un collettivo, se ho letto bene, Alan. Ah, sì, beh, quelle sono quelle esperienze che uno fa Post con. Ma scolastica, diciamo. mentre facevo la scuola del fumetto, allora io ho avuto un periodo in cui conosco ancora, siamo ancora in amicizia con alcuni miei compagni, alcuni anche che facevano la scuola del fumetto con me, ed erano appassionati di giochi di ruolo, no? Quindi, in effetti, la prima esperienza lavorativa è stata nel creare le illustrazioni, nel fare illustrazioni di un gioco di ruolo. Quindi il mio amico l'ha scritto e io mi ero incaricato di fare alcune delle illustrazioni, e quindi questo era il nome del nostro gruppo. Quindi quella è stata un po' la prima, insomma, sai, quelle esperienze che, cioè, uno magari si fanno, no? Io poi ho fatto anche tante altre cose, voglio dire, dalla pubblicità all'inizio si fa tutto. Questo, se vuoi, lo mettiamo nei consigli poi dei. Ho iniziato facendo veramente di tutto. Allora, dopo l'esperienza in zona X, in effetti non c'è stato un seguito subito, quindi ho aspettato poi 8 anni per ritornarci, perché effettivamente non ero ancora pronto, se vogliamo. E allora ho lavorato nella pubblicità, o disegnavo rebus. Io Ah, quindi se... per mantenere, diciamo, i miei svaghi, insomma, vabbè, vivevo ancora con i miei, ma insomma, ero i primi lavori. Il primo stipendio l'ho fatto disegnando molto le vignette, i rebus per una società di enigmistica, oltre ai lavori di pubblicità, cose così un po' ogni tanto capitava, ecco. E ho fatto un sacco di questi lavori qua e c'era parecchio da fare. Quindi io mi ricordo questo, ho passato un po' di anni a farli. Quindi Ma poi una vado curiosità, avanti, no, vado una curiosità, avanti ma nella mia. quando tu ti sei iscritto alla scuola del fumetto di Milano, ma Sì. come hai capito che poteva diventare un lavoro? Come ti è nata questa passione? Come hai capito che poteva essere un lavoro? Ma allora, io mi ritengo sempre un po', allora, non sono mai stato un grandissimo collezionista di fumetti,
ma leggevo fumetti, ho iniziato a leggere Zagor, ne leggevo, ma non tantissimi, anche perché magari non me li compravano, insomma, vabbè, sai, magari lì, cioè, ci vuole magari il papà o il parente che magari Sì, è ti vero. spro, e può essere, a volte può essere una... Io, in effetti, così... Li compravamo ogni tanto, soprattutto ho una certa collezione di Zagor che li leggevo molto, mi divertivo tantissimo, li custodisco ancora gelosamente. Però poi, a parte quello, compravo, leggevo sempre, continuate a leggerli, però non ero proprio sai, un grandissimo lettore. Però ho avuto soprattutto una grande passione per il cinema, sai, ero negli anni uscito Guerre Stellari, ero rimasto veramente... Se vuol dire sì, estasiato dopo aver visto in sala il secondo. Il primo non l'avevo visto, forse non mi avevano portato, ero troppo piccolo, però il secondo l'avevo visto al cinema ben 3 volte. Se allora magari c'era il cinema che non si prenotava, ci si sedeva anche sulle scale, si stava in piedi, no? Sai, queste sale piene mi ricordo, no? Nel cinema milanese, che adesso non c'è più, E non ci e mi sono neanche ricordo. più i numeri di una volta in sala, secondo me. Eh sì, infatti, no, in effetti sì, io me lo ricordo ancora quella sala che era stracolma, io poi, sai, beh, tu immagini un ragazzino vedere sul grande schermo questa pellicola Sì. e lì ti viene il colpo di fulmine, cioè c'è da fare. Poi dopo da lì sono seguiti Alien, insomma, Indiana Jones, tutta quella cinematografia e quindi io sono rimasto veramente, sì, mi ha influenzato tantissimo. E siccome mi piaceva disegnare, io disegnavo tantissimo queste cose, la fantascienza, soprattutto astronavi, continuavo a disegnare quelle robe lì. La passione del disegno mi è sempre rimasta, ecco. Quindi, con l'andare del tempo, poi sono venuti, vabbè, Mazinga Z, Atlas I Ufo Robot, e lì robottoni. i robottoni, e lì a disegnare anche quelli, e poi facevo le medie. Quindi mi è rimasta questa grande passione per quello che è poi la magia del cinema, no? Vedere sullo schermo queste cose qua mi è rimasta ancora adesso e la passione del disegno, quindi ho unito queste cose e allora mi sembrava forse una cosa da voler raccontare, la voglia di raccontare delle storie anche di disegnarle, quindi la via del fumetto mi sembrava La via forse del fumetto, una naturale così, un tipo la via del naturale samurai. sbocco, può darsi, sì. Ecco, quando poi ho ripreso, ho iniziato la scuola, ma già li leggevo ancora prima, leggevo molto Linus quando facevo scuola il fumetto, magari più che altro le strisce di Calvin Hobbes, diciamo, Peanuts, mi piaceva anche questo genere e anche altri, però ho scoperto poi tantissimi autori che io prima non, di cui proprio non conoscevo, neanche non sapevo, ecco. Non ero a conoscenza e tramite le riviste come Comic Cart, l'Eternauta, che ti ricorderai, era un grande contenitore e c'era di tutto. C'erano tantissimi artisti, vabbè, da Moebius, quelli francesi, gli argentini, Breccia. Ecco, io sono poi ricresciuto, ho riscoperto il fumetto con quelle letture, perché poi mi servivano anche a scuola, perché sai, si insegnavano anche a copiare, e che è Certo. importantissimo. Cioè, prendere spunto, guardare i grandi professionisti. Io guardavo quelli più che tutta la produzione americana, di cui io veramente sono molto indietro, cioè mi sono perso totalmente quella, come molti magari, no, dalla Corno così, o tutte quelle saghe così, io praticamente non le ho mai seguite, si può dire. Ma invece io seguivo quelle appunto argentini, francesi, beh, insomma adesso tra Moebius, vabbè, poi anche italiani, vabbè, da Toppi a Battaglia, vabbè, insomma. Tutta quella scuola, grandissima scuola, eccetera, eccetera. E da lì poi, vabbè, ho continuato, però ecco, la scintilla è nata da lì. Di fare fumetti è stato un po' Quindi unire la diciamo passione la del scuola ti ha fatto da disegno. input ad approfondire Beh, sì, la scuola è servita perché, ma in generale anche nei serve gusti. quando... Sì, serve anche... Ma sai, il gusto poi... Quello forse è stato anche per caso, io non mi ricordo, ma poi magari andando in edicola, sfogliando, probabilmente mi ha attirato l'attenzione forse questo tipo di riviste, soprattutto il tipo di artisti che io vedevo, che mi piacevano molto di più di altri, ecco, proprio per il disegno, perché diciamocelo, erano proprio delle illustrazioni molti, erano dei fumetti, ma c'era una grandissima carica autoriale.
ma Topi. una potenza visiva, poi anche di segni, di stili diversi, che era una roba pazzesca. Ed è questa cosa che mi è rimasta ancora adesso. La mia ricerca poi dello stile ha seguito questo tipo di obiettivo, ecco, arrivare attraverso una manualità, ricreare uno stile che insomma un po' ricordi, ecco, quello che io poi ho visto quando ero molto più giovane. Visto che la domanda è d'obbligo, quali sono a questo punto, quali sono i tuoi maestri? Maestri, insomma, Allora, agli autori diciamo ai quali ti sei proprio, ispirato, anche se non hai avuto contatti. sono rimasto folgorato soprattutto da Breccia e Battaglia, ma perché avevo visto la mostra, mentre facevo la scuola, avevo visto a Milano, e capitavano fortunatamente, due mostre, quindi ho visto gli originali. E vedere poi gli originali, capisci che Di Breccia e Battaglia, ho capito bene. è aperto Breccia, sì, e quindi quei due soprattutto. E quelli mi hanno influenzato molto poi sul mio modo di disegnare. Poi ce ne sono stati tanti, perché io ho sempre scelto il pennello, quindi io mi ricordo che prendevo Savarese di Mandrafina, prendevo, che secondo me era eccezionale nell'uso del pennello, e poi autori, ma più che altro come composizione della tavola, come Michelozzi, io poi mi ricordo Gattia, Ruggeri, che insomma avevano quello stile, ecco, che io cercavo di imitare molto, perché Toppi è troppo personale, effettivamente era anche complicato, perché poi Toppi lo può fare solo Toppi, cioè quindi è difficile, cioè, imitarlo, nel senso, ecco, Battaglia magari era già un pochino più semplice, insomma. Poi Serpieri, adesso magari con il pennello, insomma, che Serpieri è Quindi, ormai grosso forse, modo, gli italiani, grosso modo, ti sì, sei. molto gli italiani, Ai maestri italiani, insomma. ma anche appunto Argentini, ti ho nominato, beh, mi piaceva Guillon, che non so come si chiama, Guillon, anche esempio, anche nell'uso del pennello, guardavo moltissimo. Però, guarda, ce ne sono talmente tanti che poi dopo, sai, quando inizi a lavorare in Bonelli, inizi a guardare anche quelli un po' più vicini, no? Quindi, sai, magari Fregheri, che tra l'altro è anche, ce l'ho, I colleghi di insomma, siamo anche scuderia, per amici, così. siamo anche amici, anche quasi con cittadini, perché insomma, io abito un po' fuori, ma lui abita a Piacenza, quindi lo vedo anche abbastanza spesso. Nella prima storia di Zona X io copiavo molto lui, perché sai, poi quando ho fatto Zona X, no? Allora mi sono preso dei riferimenti. Allora c'era lui, c'era Casertano, e soprattutto mi piacevano quelli che mi piacevano di più, soprattutto. E io copiavo quelli, ecco, sai, mi avevano insegnato, allora, se tu ti approcci a un tipo di rivista, devi imitare lo stile, allora vai a prendere un po' gli autori che ne fanno parte, insomma, che comunque ci lavorano, per cercare di capire lo stile, quindi, e molti autori anche di Dylan Dog, quindi insomma, stesso Casertano, poi Immagino Stano. Dall'Agnol, più che Stano, anche Stano, perché era molto personale, aveva uno stile veramente personale, e quindi era anche difficile perché ci voleva anche un minimo di autore che avesse un po' di uno stile un pochino più classico, no? Più che altro nell'anatomia e cose. Quindi magari Dall'Agnol, mi ricordo, copiavo molto. E Castellini quando lo faceva, no? Per i numeri, e poi anche mi piaceva moltissimo Venturi, Andrea Venturi, con quegli episodi che ho adesso, Johnny Frick, eccetera, ma sono rimasti, che li ho consumati, ho voglia di vedere, Sì, ecco. E poi tante altro materiale, ma anche fotoromanzi, perché io li copiavo tantissimo, cioè li usavo molto. Vabbè, quindi poi hai dopo. fatto la scuola del fumetto di Milano, poi hai fatto qualche esperienza, diciamo, non sei entrato subito in Bonelli, No, ho fatto 3 anni all'Universo, all'Intrepido, 3-4, poi qualche libro con la Xenia, e poi sono entrato prima al giornalino e quasi in contemporanea poi nel 98 la Bonelli, sì, passando prima con varie prove. A Zagor, diciamo, non c'è stata la possibilità, io A a te casa sarebbe ancora. piaciuto Zagor un po', visto che era una tua lettura. Ma guarda, ti dico, ma con il tempo poi i miei gusti sono cambiati un po', quindi forse non era ancora proprio nelle mie corde Zago, però sicuramente per l'avventura, no? Per i contenuti, sì. Guarda, a me, ti dico, poi sai, tu arrivi in una grande casa editrice, no? Cioè, puoi lavorare lì, ti va bene tutto, cioè, Ah, beh, via. certo. Sì. Voglio Beh, è dire, chiaro. sai, Vabbè, uno inizia, chiaro. avere l'occasione, allora. Mi avevano fatto fare perché mi avevano
fatto le prove generiche, poi Serra, mi ricordo, perché ho passato tramite Serra all'inizio. Poi Serra mi aveva mandato da Mauro, Boselli. e Boselli, sì, e lui mi ha fatto da fare 3 pagine di Zagor, che ce l'ho ancora, tra le tengo ancora. E allora, magari ti ricorderai sicuramente, c'era quello stile, c'era stato degli autori, io mi ricordo Andreucci, infatti, che era molto potente come stile, più che Ferri, non piaceva molto Andreucci, poi c'era, non so se no, Rubini no, non credo ancora, però io mi ricordo molto Andreucci, lui, ho copiato molto lui, praticamente, era quello che mi piaceva tantissimo, mi faceva Zago in quel periodo. Però poi il problema è che poi in Zago erano già pieni, e allora poi niente. Ho aspettato qualche mese, mi hanno richiamato, appunto cos'era, era settembre, nell'autunno, dicendomi che in Dampir era diventata una serie, sarebbe fatta una serie, e quindi da lì poi. Quindi sei stato proprio dall'inizio di Dampier. Nel 98 si preparano i numeri, penso che da un anno prima avevano iniziato a preparare i numeri, adesso vado a memoria, mi ricordo, poi è Sì. uscito nel 2000, e il mio primo numero è poi stato il numero 8, quindi avevano Quindi. già preparato un bel po', insomma, sì. Con grande fatica, poi dai, è andata bene, dai, poi si è cresciuti con il Eh sì. tempo. Hai detto 25 anni che stai con l'Ammazzavampiri, quindi penso che siamo Sì, a ormai è buon di punto. famiglia, sono di famiglia, sì. Si può Visto dire. che stiamo parlando di scuola e dei tuoi inizi, mi faceva piacere, visto che ospitiamo tanti esordienti o aspiranti autori tra le nostre fila, se potevi dare qualche consiglio. E poi soprattutto, se oggi Nicola Cenzianella finisce la scuola di fumetto oggi, in un gap temporale, cosa farebbe? Sai che Nel mondo era attuale, nel mondo una attuale. bella domanda Perché questa, eh. adesso riviste, come sai, non ce ne sono praticamente più. Ma allora, i consigli su cosa fare, io non lo so, perché quando poi sono uscito, cioè sono un po' in difficoltà, perché le cose adesso sono molto diverse da quando poi sono uscito io, ero Ah, uscito, questo sì, certo. non c'erano i social. Quindi secondo me già adesso uno sa già che cosa fare, nel senso, a differenza di noi, o meno di me sicuramente, che ero totalmente perso una volta uscito da scuola, non sapevo proprio cosa fare, cioè vedevi degli annunci sui giornali, cosa facevi, cioè. Non avevi idea di che cosa, dove andare a parare, l'unica cosa era telefonare, vedere un po'. Poi a Milano, sai, ti dava tante occasioni perché è una grande città, quindi magari di case editrici ce n'erano, eccetera. Però adesso uno, secondo me, tanto sa, un ragazzo sa già che cosa fare, quindi già con i social, insomma, sa già come rendersi visibile. E quindi su che cosa fare. Ecco, però consigli che posso dare, magari unire un po' le forze. Con qualcuno, sai, magari io ero solo un disegnatore, mi serviva comunque uno che mi scrivesse le storie. Ma dici tipo collettivo? Ah sì, perché no? E quello è un ottimo mettersi insieme, ma io credo che sia anzi quasi naturale farlo, proprio perché se uno, a meno che non sia un autore completo, però allora io, questo è un altro consiglio, grandissima umiltà, ma grandissima umiltà, cioè grandissima umiltà. E quindi rendersi conto di che cosa si sa fare, che cosa non si sa fare, e, cioè, non è che perché adesso uno magari ha un'idea, dice, ah, sono capace di scrivere, come dici, Certo. come non si può pretendere di uscire da scuola e essere già in grado di disegnare. Cioè, questo leviamocelo dalla testa, perché il fumettista è un lavoro che si arriva molto lungo, ci vogliono mesi, anni. Si può iniziare a piano piano attraverso degli step piccoli, quindi può essere l'autoproduzione, può essere la piccola produzione personale. Può essere, perché appunto insieme magari qualcuno, quindi entrare in un collettivo, entrare in uno studio, magari iniziare a farsi con le piccole cose e trovare lavori anche diversi. Io ho fatto tanti lavori diversi, no? Poi chiaramente adesso, ad esempio, io non uso digitale, non sono molto bravo con queste cose, però magari un ragazzo di questa generazione eventualmente li sa usare, quindi anche quello serve, secondo me. Stanno arrivando, scusa se ti interrompo, diversi saluti che ti passo. Ah, Massimo, sì, lo saluto. Che ci salutano e stanno seguendo la live. Perfetto. Quindi tu dici Grazie. farsi vedere, farsi un po' le ossa, cercare collaborazione, essere umili soprattutto come
Ma poi dipende, allora, poi bisogna vedere che preparazione ti ha dato la scuola. Allora, Quindi tu consigli comunque una scuola, perché molti magari sono ah, beh, autodidatti. scusi, io do per scontato, sì, che comunque ci deve essere qualcosa. Quindi Ora, lì consigli comunque una scuola di beh, base. insomma, la scuola quantomeno, se, soprattutto se è buona, un riferimento, qualcuno che ti dà un metodo, ti dà qualche cosa, ti dà delle idee, capisci su come approcciare. Perché poi il fumetto è anche questione anche di metodo, no? Intanto bisogna imparare a disegnare il disegno classico, questa è la prima cosa, cioè imparare a disegnare, cioè, l'anatomia, In realtà l'opinione generale è l'incrostazione. che se anche uno usa il digitale deve sapere comunque disegnare a mano. Questo Vabbè, l'hanno detto cacchio, tutti, praticamente. Anche se usi digitale, assolutamente, devi iniziare sempre dalla matita e poi. assolutamente, ma penso che sia il anzi. Sì, penso, io Ti non so saluta quale scuola, ma anche credo che comunque si Mirko, parta lo comunque dalla quinta. scarabocchiatore. Ma non vedo altre soluzioni. No, no, beh, ma bisogna. Sì, saluto caramente. Grazie. Sì, assolutamente, la scuola ti dà comunque delle basi, no? Però poi continuare quando si esce, in base a quello che la preparazione che si ha, a continuare a copiare. Cioè, io avere dei riferimenti, copiare, guardare, ispirarti a qualcun altro, cioè. Io vedo tanti ragazzi così che però dimenticano queste cose, nel senso che quando io mi avevano insegnato comunque ad avere un proprio archivio, avere comunque delle reference, no, in casa per qualsiasi cosa, anatomia, magari anche per fare un vestito semplice, i panneggi, per fare anche delle ambientazioni, cioè avere moltissimo materiale per documentarsi. A questo un po' a volte si abbandona, mi fanno vedere a volte certi lavori che mancano proprio di queste cose. Capito? Cioè vuol dire che lì hai studiato poco, magari a parte l'anatomia, non so, disegnare le mani, le cose più difficili da fare, cioè anche fare dei visi, no? C'è molta approssimazione, ma è un po' è dovuto, vabbè, chiaramente magari un segno più acerbo, ma anche magari un po' il metodo che può mancare, hai Quindi capito? esercitarsi tanto. Tantissimo e avere sempre dei riferimenti vicino che ti possono aiutare. Ci sono tantissimi in rete adesso, cose che appunto io non avevo. Dei tutorial, ma anche non solo video, ma anche non so, mi viene in mente Pinterest o dove trovi magari delle schede dove magari uno può fare la figura per renderla, Sì, ce ne sono a se non migliaia. infinita, magari scaricarsele, raccogliersele per disegnare anche le parti anatomiche singolarmente o la figura nel suo, cioè se magari a scuola si è fatto poco quel discorso, magari uno ha fatto un corso serale, magari che ha un approccio ovviamente un pochino più superficiale, no? Io andavo a una scuola che andavo tutti i giorni, quindi tutti i pomeriggi, quindi sai, disegnavo tutti i giorni, cioè poi, cioè, capito? Dipende dal tempo che ci metti e Sì, dalla preparazione. diciamo è proporzionale al tempo e all'impegno, forse il risultato, Ecco, possiamo dire sì. così. Arriva Assolutamente. Poi sai, una quando è. domanda Sì. insomma, che praticamente io prima mi ero confuso dicendo copertinista di Dante, in realtà copertinista l'hai fatto però per la scogliera dei suicidi, praticamente, non è Ah, stato, sì. Ah, sì, è ma stato un mio gap perché pensavo alla scogliera, e chiedono a posso dire? Vince, sì, prego, prego. Ma veramente è stato un copertinista per caso, nel senso che doveva essere che Mirko, visto che noi disegnatori siamo sempre in ritardo, però insomma sono riuscito a fargli un disegno, ho cercato un tributo, lui mi aveva chiesto un tributo in realtà. Allora io poi dopo finalmente avevo trovato del tempo, allora io l'ho fatto con piacere, no? Ah, E mi quindi era non venuto sapevi anche. che era una cover? No, non lo sapevo, ma me l'ho fatto anche bene, insomma, è chiaro, però per essere un tributo, no? certo. Poi quando me l'ha detto, gli ho detto, ma scusa, ma lo dicevi prima, lo facevo anche meglio, Vabbè, nel secondo me, senso che voglio poi, dire, sai, meglio di quello, insomma, però potevi, no, non, beh, se al guarda, ti meglio non assicuro c'è che fine, però, insomma. si poteva fare anche meglio, ma nel senso, poi, sai, lo pensi una copertina, allora magari dici, vabbè, però, no, non dico che il risultato è molto buono, secondo me, insomma, però, vabbè, io sono sempre, vado a vedere sempre un po' i difetti, però, ecco, Io diciamo in immagino a questo mano, senso. tu disegni solo a mano in analogico, quindi l'hai fatta a mano No, anche sempre, per. sì, solo a mano, assolutamente. Possiamo vedere le tue tavole? Hai detto che ci facevi il regalo di farci vedere delle tavole in Ma guarda, ti anteprima. faccio vedere Allora io ti alcune. metto in visione primaria, così le vediamo bene. E se puoi anche spiegarci la tecnica che usi, il foglio, Allora, guarda, questa sono dell'ultima storia che sto facendo di Dampi. Allora, io se non Non voglio dite niente a fare. nessuno che questa è inedita, quindi zitti. No, beh, ma non si spoilerà niente qua. Queste sono
delle tavole, diciamo, di sequenze oniriche, vogliamo dire, quindi Questa è una pagina A3 interessante. o... Allora, io disegno, no, un po' meno della 3. Sono, allora, una volta, qualche anno, fino a, un paio di anni fa, disegnavo ancora un po' più grande, più alto, diciamo, l'altezza della striscia era 11 centimetri, adesso arrivo a 10, perché, vabbè, perché ho avuto... prima ero molto mio, per poi con un'operazione mi sono, Ah, diciamo, tolto dice questo. Mirko 22 per 32, non so, te l'ha venuto a misurare a casa, non lo so. Ma, Non lo beh, so. diciamo che 10 centimetri l'altezza, quindi sono tre strisce con, quindi 10, 20, 30, sì, 32, sì, diciamo 31, ecco, Controlla a 31 casa, è l'altezza. venuto a misurartela, se aveva tanto. No, non è mai venuto, anzi, lo aspetterà anche volentieri, ma siamo un po' lontani. E questa è un'altra, sempre Ma un'immagine. queste sono chinate, chiaramente, Queste ovviamente. sono, sì, queste sono già chinate, sì. Quindi è tutto a mano, sì. Tutto a mano. No, su questo, guarda, io specifico, ormai bisogna specificarla sta cosa, Possiamo perché... chiedere la matita, che tipo è, la china, queste informazioni Ah, beh, tecniche per i si disegnatori? può... Ma guarda, allora, io ti dico, faccio... Questa, ad esempio, è una matita, no? Mezzo e mezzo, io praticamente faccio ogni vignetta, ogni striscia, la faccio in un foglio di brutta. Io lo dico di brutta, ma può essere un foglio da schizzo, quindi più leggero. Ma che E inizi dalle faccio, strisce? dunque, allora, bisognerebbe iniziare da un layout, però magari lo si fa con il fumetto francese, no? Bando le strisce Bonelli, diciamo che sono, io ho già delle indicazioni anche nella sceneggiatura, poi bene o male hanno comunque un andamento abbastanza regolare, o comunque io sono abituato, no, a farlo in un certo modo, e diciamo non hai diciamo, il problema di studiare la disposizione delle vignette, perché sai che sono, è la disposizione quella. Magari un conto è tipo, se fosse tipo Drago Nero, allora devi fare prima un layout in cui magari veloce, però ti studi magari la La composizione anche disposizione. e la disposizione, cioè tutto un decoupage, come dicono i francesi, che comunque sia, è importante, come va studiato. In questo caso io so che la gabbia è quella e va fatto così. Quindi Arrivano i io posso... complimenti da Massimo. Che belle tavole, rimango sempre estasiato. Ah, Bene. grazie, lo so, ma sei troppo gentile. Ma eventualmente sono a disposizione degli appassionati. Se volessero contattarti per acquistarne qualcuna, tu le vendi o No, io sono. sì, sì, beh, sì, ne vendo, ne ho tantissime. Beh, allora, sì, io adesso molte ne vendo tramite, adesso magari le cose inedite, adesso io ho Vabbè, una quelle inedite collaborazione. penso non si possono vendere, No, credo. inedite, ne, no, scusami, inedite, quelle nuove, no, ho sbagliato. Ad esempio, le ultime, anche quelle del numero che è uscito adesso tra ottobre e novembre, scorso novembre. Del numero che ho fatto insieme ad altri disegnatori, a Viotti e soprattutto, io ho una collaborazione con Avalon Comic Art, no? Ah, Che ok, è Avalon, questo certo. gruppo di amici che ha messo su insieme questa galleria virtuale, praticamente, è un sito dove appunto si trova molto il mio materiale. Io, insomma, siamo una porta amicizia da tanti anni, quindi io le vendo tramite loro. Oppure ho tanto materiale che mi è rimasto, per puoi immaginarti, cioè avrò fatto Tanti anni. 35, cioè io ne avrò migliaia in garage, tutte al sicuro, molte me le tengo, sai, magari per le mostre, quelle che mi piacciono me le tengo, però le altre sì, no. Ma magari Dampi non ha tantissimo mercato, ti dico la verità, quindi sì, Avrei detto, magari... perché ha un zoccolo duro di fan molto interessante. Beh, ma sai, poi io comunque ne ho vendute parecchie negli anni passati. Cioè, poi non è che adesso possano ricomprarmele ogni volta. Cioè, No, voglio no, beh, dire, certo. sarebbe troppo, troppo grazia. No, no. Quindi, sì, no, io comunque sì. Se uno, per carità, lo faccio volentieri, anzi, ma come tutti i miei colleghi, credo che lo faccio, sì. Beh, guarda, io comunque, finendo il discorso di prima, finiamo, ecco, faccio una Sì. matita a parte. Poi io... Una bozza, no? Tenendo la dimensione, diciamo, della pagina, striscia per striscia, grosso modo, e poi con il tavolo luminoso io la ricopio in bella, no? Poi, un po' come hai visto qua. Un attimo che ti Ah, ingrandisco.
Ok, quindi Quindi, usi il tavolo Luminusa per ricoprare praticamente i io mi faccio, per questo magari se uno ha avuto occasione qualche volta di vedere delle matite in rete, a volte le metto anch'io, no? Che Sì. sono un po' molto pulite, no? Perché io poi le riprendo col tavolo luminoso e le rifinisco. Io ho bisogno di fare una matita molto curata, cioè deve essere praticamente quasi pronta per essere solo inchiostrata, anzi quasi volendo potrebbe essere stampata, non dico proprio così, ma non si può fare ovviamente. Però deve essere pulita, perché io poi devo andare a Domanda riprendere. indiscreta a Nicola Cenzanillo, dopo tanti anni, ma gli sceneggiatori chiedono di vedere le matite prima? Ah, nonostante tutti gli anni di esperienza. Allora, sì, praticamente quasi tutti. Mauro l'ha sempre chiesto, io non ho nessun problema, proprio appunto facendole poi così si capisce bene subito, Sono che magari chiarissime, uno chiaro. può avere una matita più abbozzata. Però io questa cosa di fare la matita curata è un altro consiglio che do ai disegnatori, ai giovani disegnatori. Cioè, una cosa da non trascurare, perché se fai una matita, cioè tu non, magari uno si può avere l'esperienza di uno che ha tanti anni alle spalle, quindi se si fa una matita così poco curata, ma comunque che sembra già quasi definitiva, già quasi una tavola china, tu poi dopo la china non sarà al mare, perché tu vai su una linea che poi, ti hai capito? Cioè già se non è curata la matita, l'inchiostrazione avrà un risultato che secondo me Quindi curare la matita per fare una china deve migliore. essere perfetto. Tu non so, hai visto le matite di Federici? Non so se le hai viste. Ecco, non dico quei livelli, ma quasi. Così almeno tu poi passi il pennello, ci passi. Vabbè, io non so, parlo sempre di disegno fatto inchiostrazione manuale. Adesso io qua non voglio, siccome non sono molto pratico sulla materia, non voglio, magari se uno vabbè, usa le tecniche digitali, non so, magari i procedimenti se possono essere diversi. Quindi. Vabbè, comunque rimaniamo sempre che se bisogna saperlo fare prima a mano, prima di passare a legge. Questo è Beh, un consiglio che danno quello. tutti, quindi vedi. Beh sì, poi uno però anche magari con il tablet o la Cintiq, che poi ovviamente inizia a fare la matita anche direttamente. Anzi, molti magari fanno la bozza al computer. Poi si stampano, fanno la matita lì, si la stampano, se la inchiostrano Sì, sulla sì, sì. pagina. Poi ognuno si sviluppa una Ovviamente sua tecnica, diciamo, ne chi arriva conosco alla più uno. Ecco, professione. io se uno invece fa un disegno a mano, parlando quindi di disegno tradizionale, io consiglio sempre vivamente questa cosa. Di fare una matita molto definita. Bisogna curarla bene. Sì, deve essere già anche magari nel magari un accenno anche di scuri, dei neri dove vuoi che vadano messi, anche perché ti serve per studiare un po' l'equilibrio, no? Nelle zone scure, zone chiare, capire bene. Poi man mano che Sì. si ha l'esperienza, certi passaggi possono essere infatti saltati o comunque curati meno, insomma. Io, Posso siccome mi trovo. chiederti Ah, i dimmi. tempi di realizzazione, c'è una Ah, tavola. siamo sul gio una giornata e qualcosa. Ma forse Matita e china. Tutto 10 ore, 12 ore, sì. Ecco, completa, cioè completa 10 ore. Cioè. però c'è una parte fondamentale che purtroppo spesso si dimentica, magari, no, non è che si dimentica, che avevo già detto prima, è che è la ricerca della documentazione. Ah, Cioè, sì, questo lo dicono tutti. ho bisogno di fare, io a volte se devo fare una pagina, io non devo iniziare una storia, non so neanche da che parte iniziare. Cioè, io sarei bloccatissimo senza questo lavoro. Quindi io a volte perdo una mattina anche per andarmi a cercare tantissime cose che mi servono. Anche se a parte della documentazione me la fornisce anche Mauro in questo caso, viene fornita, però non è mai abbastanza, ad esempio, quello che poi mi serve a me. Quindi io in parte vado a vedere quello che ho già in casa, perché io poi tengo tutto, faccio le fotocopie quando mi. Magari cose che ho usato in passato me le riprendo, eccetera. Però vado a cercare su Google, ecco, c'è Google, una volta non c'era, quindi altra differenza, andavi a comprarti libri, andavi a comprarti libri illustrati nelle librerie, eccetera, eccetera. E quindi quella è una parte del lavoro che ci vuole, fondamentale. Però, Quindi la ricerca. eh sì, poi metti insieme tutti questi puzzle, tutti questi pezzi del puzzle e inizi a disegnare. Cioè io ho bisogno di tantissime cose. Anche perché poi trovare una determinata documentazione ti dà anche l'ispirazione per certe inquadrature o certe cose che qui non avevi pensato. Giusto, Ah, beh, sì. però questo è uno spunto per questa vignetta. Cioè,
È tutto un insieme di cose che serve. Ma la documentazione, film, ma non vedi altri No, fumetti? film non riesco. Magari faccio farmi immagine, mi è capitato, sì. Ad esempio, Essere. dovevo fare delle macchine in questa storia, anni 30. Allora ho cercato dei filmati con le macchine, ma più che altro per gli interni. Perché la macchina anni 30, magari esternamente ne trovi tante, però gli interni, e soprattutto poi magari importante, questo è un esempio che vale per tante altre cose. Cioè, non è che uno poi si siede come si sedevano con le macchine di adesso, cioè il volante magari ce l'avevi qua, cioè, Sì, e poi chiaramente magari se diversa. la guida una donna, perché ci sono scene in cui la guida, cioè, allora io, siccome facevo fatica a trovarle, a volte le trovavo, a volte andavo a vedere dei vecchi video in cui si vedevano degli interni, presentavano delle macchine, no? Se non trovi proprio quel modello in cui viene specificato nella sceneggiatura, comunque come si entrava, le portiere dall'interno, e tanti dettagli. Serve, più si è accurati in queste cose, più il fumetto ne guadagna in qualità, perché vai a curare questi dettagli che sono importanti. E Una perché poi qua. curiosità, essendo che Dampir ha molti risvolti storici, ambientazioni particolari, ma nessuno ti ha mai detto no, questa macchina ha gli interni sbagliati, cioè ti ha mai arrivato un fan che ha detto, ma questa spada non Ah, si... cioè, non è mai successo, perché a alcuni potrebbe disegnatori è essere. successo, ma non me l'hanno raccontata. Ma può essere capitato. Il problema è che, sai, magari non te lo dicono a me, non me lo vengono a dire a me, magari lo Vabbè, magari ti dicono. arriva però la notizia. Se è arrivato in casa editrice, però a me non mi Non ti è ricordo. arrivata, Ma ok. sai che non mi ricordo? No. Allora, no, mi ci fai pensare, no. Perché poi comunque c'è sempre un grandissimo filtro, cioè le cose vengono controllate prima. Cioè, Sì, chiaro. Mauro è in redazione, si controlla tutto. E quindi no, è molto difficile che succeda. Cioè, beh, comunque se è successo, ma magari sono cose minori. Vabbè, quindi non ne hai memoria, non ti sarà successo, quindi Ma ti magari hanno... è sempre stato accurato. ma sicuramente avrò dimenticato delle cose, le avrò un po' magari aggiustate così nell'economia del lavoro, ma sicuramente. Però magari sono cose che magari non erano così importanti. O Ma no, nessuno se n'è accorto, ma ci non saranno c'erano state, esperti. ma sì, ma ci saranno state senz'altro. Ma magari. A volte anche la semplice tipo, non so, la pettinatura di uno, oppure l'altezza, magari erano più bassi, la pettinatura non poteva esistere, una pettinatura così, tu fai un personaggio, io magari ci guardo anche quelle cose lì, però insomma, non è che posso stare 3 giorni a fare, o 4 giorni a fare una pagina, cioè anche lì bisogna anche essere Sì, veloci. Ecco, bisogna, eh sì, certo, un'economia anche sì, di... economizzare un po' il tutto. Volevo lasciare i bui vicoli di Dampir per parlare di un tuo progetto più personale, se vogliamo. Tu fai parte di un'associazione Ora Pro Comics Sì. che è alle prese con un Kickstarter, cioè un crowdfunding di un volume. Allora, guarda, allora io praticamente da 10 anni faccio parte di questa associazione che abbiamo fatto per 10 anni quest'anno, che si chiama Ora Pro Comics, perché vabbè, il nome, perché il primo grande evento che abbiamo fatto era all'interno di una chiesa sconsacrata. Ah, ok, quindi Quindi me lo il stavo nostro. chiedendo perché si chiama ora ProCommerce. Infatti, sì, abbiamo fatto una grande mostra su Tex e Western a Piacenza, purtroppo un luogo adesso, una location, molti magari se la ricorderanno, chi magari abita a nord Italia, perché in effetti era veramente spettacolare per farci una mostra, per farci un'amministrazione. Ed era un'ex chiesa dei Carmelitani. Infatti il nostro simbolo è un fraticello. Se poi magari se ti è mai capitato, qualcuno magari va a vedere, ecco, proprio per quello, ecco, no, Comunque c'è per spiegare. un sito della Aura Pro Comics, Sì, c'è un giusto? sito oraprocomics.com, Sito, una pagina Facebook, c'è social, una quindi pagina si può. Facebook, sì. Praticamente, allora, fatela breve, allora, io dal 2011 io però avevo creato a Graziano Visconti, insieme a Paolo Bisi, che è un altro disegnatore piacentino che disegna Zagor, avevamo pensato, con l'aiuto di un libraio di Graziano, a fare questa, avevamo iniziato questa manifestazione che ancora adesso si chiama Eroe Graziano. Praticamente un momento di incontro tra i disegnatori piacentini e il pubblico. Quindi mi ricordo, eravamo io, Paolo Bisi e Giovanni Frigheri. Ed è stato una cosa piacevole, ma erano nel 2011, guarda, tutte queste manifestazioni, queste fiere non c'erano molto,
Poi non avevamo neanche un'idea precisa. Abbiamo iniziato a fare questa cosa, sono venuti un sacco di persone, poi non c'erano i social, quindi noi solo con, tramite, Passaparola. tramite magari i giornali o così, ma pochi mezzi. Abbiamo continuato negli anni e insomma è avuto man mano sempre più successo. Poi si è unita un'altra manifestazione che lega più cosplay, il mondo cosplay, eccetera, con tutti i gruppi, il mondo più nerd, eccetera, ma ci teniamo separati, ma facciamo parte dell'intera. E Dell'evento. quando c'è questa è ciclica, quindi penso ci saranno delle date più o C'è ogni meno. anno, abbiamo fatto negli ultimi anni era la fine di agosto, adesso quest'anno, anzi quest'anno, nel Nel 2024. 2024, sarà il 7 e l'8 di settembre. Ah, già sappiamo la data, 7-8 Sì, settembre. perché lì è la Ora Pro prologo, Comics. ci Come si chiama la siamo, mostra, il festival? si chiama Come... Eroi a Grazzano, infatti, Eroi Eroi a a Grazzano. Grazzano. Questo è il Nel nome che ho trovato Piacentino qua. comunque. È provincia di Piacenza, sì. Comunque, in rete si trova tantissime cose. Sì, immagino, sì. Quindi io nel 2017 avevo fatto un personaggio, che è questo qua, adesso aspetta che lo faccio vedere. Ti ingrandisco, così lo vediamo bene. È un tuo carattere. Qua si vede meglio, che vediamo un po' se si vede qua. Praticamente è questo qua. Qua si trova è questo personaggio che si vede qui. Sì, ok, questo con un bastone in mano. Ma ancora prima, adesso purtroppo qua non ce l'ho. Diciamo, aveva delle fattezze un po' diverse perché aveva, ecco, era più simile a questa. Aveva un cappuccio, no, calato in testa. Però praticamente io avevo creato questo personaggio come testimonial. Come testimone della manifestazione, no? Mi serviva solo così da mettere nelle locandine, no? Come il vestito l'avevo preso poi imitando quello del frate, però Ah, sempre per il trasportandolo, rimando ai un carmelitani. rimando, sì, però magari doveva essere un personaggio quindi molto più sensuale, ovviamente, perché poi nelle locandine, se uno adesso qua sotto mano non ce le ho, però poi adesso magari vediamo se le trovo. Però comunque era un personaggio. Che doveva essere una specie con poteri magici. Infatti, il bastone in realtà era nelle fattezze, aveva il muso di un serpente drago che è poi il simbolo di Graziano Visconti, sai, quello è il biscione di Canale 5, perché la famiglia Sì. Visconti è collegata, insomma, quindi era un po' quello lì. E allora era un personaggio che è rimasto poi solamente per quello scopo, aveva solo quello scopo. Poi, con il tempo, in pratica, Quindi lo è scopo venuto. era semplicemente fare da testimonial, se vogliamo, da Era un stare sulle. testimone che quindi lo usavamo nelle locandine, eccetera. Poi con il tempo è diventato molto di più e abbiamo avuto una cosplay, una nostra amica che si è innamorata del personaggio e praticamente l'ha impersonificato. Qua si vede, questa è una foto Aspetta, ti in cui si ingrandisco un vede attimo, così lo vediamo tutti meglio. Un attimo solo. lei. Sì. Perfetto, avvicina la telecamera. Ah, e questa è sensualissima. Si Vabbè, vede la testa di serpente, volendo, e si intuisce. Vedi, perché il bastone è stato fatto da uno dei nostri soci, tra l'altro bravissimo, che è uno che lavora, è un falegname, è un mobiliere, e ha lavorato e ha fatto, lui ha creato questo bastone, quindi abbiamo fatto tutte le cose per bene. Lei si è creata il costume e quindi ha avuto un altro impulso, no? Prima come figura di un cosplay hanno fatto un premio per un contest, sempre legato ai cosplay, al mondo cosplay, sempre nella manifestazione era Grazzano. Insomma, per farla breve, quest'anno abbiamo deciso di fare, o dell'anno scorso meglio, un progetto a fumetti. Ho detto, proviamo. Allora abbiamo iniziato a fare nell'edizione dell'anno scorso, quindi appunto, 2023. no, di quest'anno, sì. Io sono già 2023, quindi proiettato nel quest'anno, di quest'anno. 2024, nell'edizione che è alla fine di agosto, questo volume che contiene un numero zero Allora, ti è. ingrandisco così magari ce lo puoi sfogliare un po' davanti, che dici? Questo Ciao, questo chi è numero scritto il zero. numero 0? Allora, praticamente, queste sono alcune pagine, sono 8 pagine. È un Tavole. lavoro un po' collettivo, no? Ah, ok. Perché ci siamo alcuni soci dell'associazione con la consulenza. Qua si vede un'immagine che ci siamo tutti. Questa è Ah. l'immagine del clan. Ci chiamiamo il clan di Epica proprio perché Epica è il nome del personaggio. Perché poi racchiude, scusa, adesso faccio un'altra parentesi. È un nome difficile da trovare perché poi racchiude l'acronimo di Ora Pro Comics, OPC, no? Le tre Ah, lettere, ok. quindi il nome è derivato anche da questo.
in questo clan, in questo gruppo di persone ci sono, allora, beh, io come disegnatore, poi c'è Pietro Gandolfi che è lo sceneggiatore, che della Midian Comics abbiamo fatto insieme The Noise, ma lui è uno scrittore molto bravo. Poi ci sono Manuel Soressi, che sono appassionati di fumetto, che sa, con grandi conoscitori del mondo del fumetto, e poi due ragazze che sono, anzi, beh, diciamo, due archeologhe che ci hanno fatto da consulenza. Una è la direttrice anche del Museo della Valtidone, delle nostre parti di Pianello Valtidone, un'altra esperta anche di storia delle religioni. Quindi, insomma, sono due che abbiamo conosciuto in altre manifestazioni e ci hanno dato una mano nel creare praticamente un background, un passato, una storia intorno a questo personaggio. Cioè, perché Ma era il fondamentale. nome Prima era. lo possiamo dire del personaggio? Adesso avrà un nome, è stato battezzato adesso Sì, poi. si chiama Epica. Ah, Epica. Ah, il nome è omonimo. Ah, ok, pensavo fosse solo il E nome questo del. qua Ok, è questo. sempre, si è sempre chiamato così, Ah, però ok. adesso appunto abbiamo ottenuto questa cosa qui. Quindi era importante, no, creare tutto un qualcosa dietro, no? E allora ci siamo collegati al passato del nostro territorio, alle conoscenze storiche e Grazie alla consulenza anche delle due sì, archeologhe scienziate. ovviamente, perché ovviamente io su questo, ma anche magari io, vabbè, ognuno sa il suo ruolo, io. Certo. Meno male, insomma, il nostro territorio è stato, qua siamo nel secondo secolo avanti Cristo. In pratica hanno visto grandi popolazioni di Liguri, che era una popolazione celtica. Quindi c'è stato un passato di dominazione, quindi sia celtica, ma anche poi romana successivamente. Quindi l'abbiamo ambientato in quel periodo lì, proprio perché nel creare il personaggio ne abbiamo dato anche poi quindi questi poteri magici, quindi è un fantasy che ha questi collegamenti con la storia reale, ma anche poi chiaramente è una cosa anche di fantasia, insomma. E quindi una volta creato tutto questo, noi abbiamo questo progetto di andare avanti con una storia più completa questa volta. E Quante quindi tavole? abbiamo, dunque, il numero 0 era 8 tavole, Sì. e quello è ancora disponibile. Se contattando l'associazione, se uno vuole averlo, e poi una graphic novel adesso di una quarantina di pagine. Quindi adesso Quindi diciamo il che il progetto, crowdfunding è per la graphic novel di 40 tavole, sarà. sì, è chiaro che noi appunto ovviamente stiamo cercando appunto di avere dei fondi, qualcosa per realizzarlo. Cioè, ci servono proprio per realizzare fisicamente, sia per Sì. Certo. disegno, testi, anche per la stampa, perché poi dopo vogliamo fare un'edizione curata. E poi lo scopo cos'è? Poi una volta nella prossima edizione di Eroe Grazzano, l'anno prossimo, e beh, con la vendita per chiaramente avere poi i soldi per sovvenzionare, Altre attività, è per giusto. finanziare altre attività. Cioè, poi lo scopo è anche quello fondamentalmente. Di Però autofinanziarsi, possiamo dire così, autofinanziare ovviamente sì. l'associazione. Ah, beh sì, noi abbiamo fatto anche tante cose in questi anni, quindi altri volumi, artbook, portfolio, durante tutte queste manifestazioni, perché poi avevamo un sacco di lettori che venivano, quindi ci chiedevano anche del materiale e noi abbiamo Giusto. prodotto tante cose. Ma guarda, adesso ti faccio vedere nell'ultimo numero, no? Questo qua di quest'anno ci sono stati dei tributi anche di altri Aspetta che disegnatori. ti ingrandisco. Ma guarda, ci Ecco sono qua. stati dei tributi dei disegnatori che sono stati ospiti della nostra manifestazione. Possiamo chiedere gli autori chi sono? Questo è Tommaso Bianchi, vabbè, questo è un mio disegno, ecco, questo era stato un disegno Ok. della locandina di quest'anno. Ah, ok. Questo è Dove si in vede bianco e Epica? nero. Sì, Perfetto. si vede Epica, quindi con tutti i fantasmi intorno, Bellissimo. eccetera. Poi ti faccio vedere un altro paio, ma questo è Paolo Bisi e c'è Mariano De Biase. Mariano De Freghieri? Biase. No, dico Freghieri ci sta. Ah, Freghieri ha detto che ci farà una sorpresa Ah, probabilmente ok. più Da avanti. Piacentino dovrebbe collaborare, No, beh, ma sai, noi puntiamo sul buon cuore e la no? Eh disponibilità beh, dei c'è, nostri si ospiti, capisce, si cioè, è chiaro, capisce. poi sai, non è che sempre, però guarda, ci sono anche, beh, ti faccio vedere, guarda, questa che assolutamente, queste due mi piacciono tantissimo, che è Massimo Bonfatti e Claude. Ah, bellissime, Ci sono, quindi questi anche sono in stile io, sì, umoristico, sono no? bellissime, Si vedono? sì, no, bellissime, Sono meravigliose, sono meravigliose. Ma sì. vedi, poi è bello perché poi si creano anche queste cose, no? Ormai è diventato un personaggio che noi, appunto, sarà sempre un No, po' questi così, sono no? Ci fatti diamo incredibili, tutti. ma bellissimi.
Bonfatti è, sì, è fantastico. Sì, l'ho rinvitato io perché poi, sai, mi occupo anch'io poi di organizzare questa manifestazione, no? Diciamo, fai anche un po' da direttore artistico, possiamo dirlo? Beh, vabbè, in questa ci tengo particolarmente perché ormai è 12 anni che la facciamo, visto che l'ho iniziata io, e quindi io magari curo anche l'aspetto sia artistico, anche con gli stand, vabbè, per il tempo che ho, insomma. Beh, Quindi, vabbè, adesso certo. non vorrei annoiare un po' di, insomma, Ma vabbè. Comunque, no, sono tutte allora, cose interessanti. Ma l'ultima il cosa di... crowdfunding, il link lo troviamo sulla pagina, Allora, sulla immagino. pagina di Europro Comics trovate tutto il link. Io, dunque, la piattaforma si chiama Idea Ginger. Su ideaginger.it o .com, adesso onestamente non mi ricordo. Vabbè, tanto si ritrova. Dopo lo condividiamo anche il link del sito di Eurac Pro Comics e rendiamo facile l'accesso, E lì, chiaramente. sì, perché stiamo già facendo. Allora, lì si trova appunto il sito dove si va, il link dove si va dentro, c'è la nostra pagina. Noi siamo proprio arrivati a metà adesso di quello che cerchiamo di Cartocci raccogliere. aspetta la graphic novel, però c'è un crowdfunding. Se non fanno le donazioni, non arriva la graphic novel. Perché se no, noi puntiamo a raccogliere 5.000 euro, perché insomma ci serve, perché purtroppo ci vogliono un po' di soldini per farla. Allora, c'è un bel Però se... commento che ti ripasso, scusatemi se ti interrompo. Non ci sta annoiando, maestro Genzianella, sono cose interessanti da sapere. Peccato che sono attività del nord, qui al sud ancora poche cose. Dobbiamo chiedere a Cesarella se si trasferisce al sud, ma per fortuna stiamo iniziando anche noi a fare qualcosa. Vabbè, comunque diciamo che queste cose qua, se uno vuole, le può richiedere. Anzi, per questa graphic novel, anzi, noi voglio dire, cioè, la spediamo, anzi. Una delle ricompense, se uno vuole, Mara, noi siamo, ecco, se ripeto, siamo arrivati a metà. Se non arriviamo ai 5.000 euro, restituiremo i Ah, soldi, ma cioè il funziona. buon Massimo è stato così gentile da mettere anche Ah, l'idea ecco, Ginger. perfetto. Quello è la pagina del sito in Totale. generale, però poi dentro, nella pagina di Rocco Comics, c'è proprio il link per arrivare al Il progetto di Rocco. crowdfunding Sì, vostro. progetto, perché loro fanno tantissimi progetti. Il crowdfunding prevede delle ricompense a chi fa donazioni. Ce ne vuoi dire qualcuna così Ah sì, per invogliare a visitare? allora si va da, a parte quella libera, poi c'è quella di base, è 15 euro col volume autografato, quindi quella di base, e poi c'è Di anche tutti quella gli con la autori, spedizione. da Pietro Gandolfi, Ah beh, autografato. autografato da tutti, sì, Ah, da da noi tutti, che tutti, devo. ovviamente. Poi quella è quella di base, no, del volume di base. Poi dopo c'è, magari uno vuole avere anche la dedica disegnata, credo ci sia anche quella, o la stampa, una stampa inedita che poi faremo, che potrebbe essere anche Fregieri, chi lo sa, magari, no? No, non lo so, Ragazzi, vediamo. li devi prudere. Poi abbiamo messo, allora una è andata già subito esaurita, è stata la possibilità essere una comparsa all'interno del fumetto. Ah, bellissima quella, E bellissima. quella è andata, È sì, andata erano esaurita? 5, Ok. sì, perché non sapendo poi alla fine, perché io ci sto iniziando a lavorare adesso, nei momenti liberi, così, insomma, diciamo che poi magari non sapendo ancora all'inizio, qualche tempo fa, quanti personaggi ci potessero essere da poter Ah, essere a vi siete mai disposizione di visti? comparse, allora comunque abbiamo fatto 5 di queste, io non pensavo, invece sono andate No, perché è quasi a ruppo. divertente, divertente, divertente. Sì. Sì, essere dentro un fumetto. In effetti, ogni tanto mi capita di farlo con qualcun altro. Oppure, non so, la ricompensa un pochino, ovviamente, del 200 euro, credo, con una tavola originale, cioè avere la copia, la stampa, la copia che è autografata, la stampa, credo anche la foto della cosplayer, Pure. e una foto autografata e una tavola originale. Ah, Quindi io c'è anche solo per la quella. tavola originale, voglio dire, fare il prezzo del biglietto. Lo so, lo so. Poi c'è addirittura, beh, quella più alta è quella con lo sponsor, nel senso c'è la terza di copertina, si può essere la possibilità di avere, non so, un'azienda che so, fa Forse quella è più vino, per non chi so, ha una. magari anche chi distribuisce fa dei vini, oppure Sì, un'azienda sì, sì. agricola, uno può mettere il suo banner pubblicitario, perché, allora, adesso non vorrei dilungarmi troppo, però abbiamo scelto questa piattaforma perché si occupa anche di progetti che finanziano attività sociali o culturali. Visto che noi è ambientato nel nostro territorio, che magari uno dice, vabbè, ma nel vostro territorio chi se ne frega, invece si può leggere comunque, cioè Certo, è non è che ovvio. adesso, perché comunque è come leggere una storia di Dampier, no?
Cioè, sì. contesto storico preciso, molto curato, molto preciso, Allora, Vincenzo, sempre in attento, ha cui, messo direttamente il link del perfetto, crowdfunding. eccolo lì. Quindi se uno va a leggere dentro, poi c'è un video fantastico che è un po' il trailer del numero zero, ma è veramente solo quello, Vabbè, veramente comunque, se meritevole. visitiamo il sito Rapro Comics troviamo tutto. Comunque, Vincenzo è Trovate stato così gentile tutto. da mettere anche nei commenti a questa Vabbè, live. insomma, mi sembra di aver detto tutto, ecco, guarda, Quindi ma la possibilità di non voglio avere allungarvi oltre. adesso che hai idea di quante comparse, magari si possono aumentare anche gli omaggi alle persone che possono comparire nel fumetto. Ma perché no? Guarda, No, no. quello è difficile perché ho visto che, cioè, uno non è che può mettere un'apparizione così in una vignetta, no? No, deve essere dei personaggi minori, Sì, credo. però non sono tantissimi, Ah, nel ok. senso che hanno un ruolo, quindi alla fine me la sono studiata in un certo Va modo bene, e quindi 5 bar, quella purtroppo non aumenta, quella quello, non però aumenta. magari ci penserò, magari ci penserò, ci penseremo anzi, perché poi è un lavoro collettivo, insomma. Eh sì, certo, c'è un'associazione, c'è una sceneggiatura, No, ma insomma, chiaramente. sì, insomma, li vediamo, per me è la prima Comunque, una cosa esperienza, prova. interessante è che, tra l'altro, è anche, insomma, ambientata nel Piacentino, non è un territorio che viene spesso fatto oggetto di No, storie, beh, ecco. vabbè, che poi ogni territorio Eh certo, sì. ha le sue leggende, ha i suoi. Addirittura poi cioè, si parla di una festa, cioè il Tikka, una festa alla Luna Rossa, in cui praticamente poi questa è la protagonista, ci va e deve partecipare a un rito iniziatorio, insomma, quindi anche qui andiamo un po' sul mistero, eccetera. Ed è un luogo preciso che conoscono tutti quelli che abitano qui, si chiama Pietra Perduca, che ha dei vasconi dove ci sono dei tritoni, è vero, questo è vero, cioè. Queste vasche noi abbiamo immaginato di pietra, in cui c'è dell'acqua e vivono questi tritoni, che vabbè, non, questa è una cosa appunto che uno può verificare, e abbiamo immaginato che appunto in questa cerimonia venisse in questo luogo, che comunque ha il suo mistero, la sua leggenda dietro. Quindi ci siamo appunto anche documentati tutte queste cose qui, ed è Poi la interessante. documentazione è seria perché non senza nulla togliere a lei o a Pietro Gandolfi, però ci sono anche delle archeologhe che hanno dato il loro Sì, contributo. vabbè, chiaro, no, noi ci siamo. Pietro poi, appunto, in base alle sue indicazioni, ha fatto la sua sceneggiatura, devo dire, impeccabile, come sempre. E Allora, è arrivato quindi. un altro commento bello di Vincenzo Basile, delle semplici comparse, un locandiere, una cameriera, uno stalliere, molto bella come Sì. idea quella delle comparse. Magari le ha dato qualche suggerimento. C'è uno stalliere? Può essere questo. No, stalire no, però magari ci sono dei servitori, sicuramente. Cioè, ci Si sono possono infatti dei ragazzi. prestare. Siamo in una festa, c'è cioè molto stato una festa dove si balla, quindi ambientazione Anche fresca, quindi musicisti, non so se ci stanno. anche musicisti, è vero, sì, perché Sì. no? Ci Però magari pensi, ma ci devo pensare. pensaci, ci possono uscire altre comparse, Ok, dai. allora ci penso, sì. Allora, noi siamo arrivati quasi alla fine dell'oretta che condividiamo in queste live. Di solito chiudo sempre con una domanda scomoda. Per mettere un po' a disagio, Vabbè. però non è vero, non è scomoda veramente, è semplicemente quanto e cosa legge. Quanto e cosa leggo? Non per Allora, lavoro, chiaramente. Quindi. no, allora, io devo dire che da un anno a questa parte, più che leggere, io ascolto. Ho scoperto tantissimo gli audiolibri. Ah, mi ha detto più di uno che c'è stata questa Guarda, riscoperta io ho di. fatto questa scoperta perché io leggevo magari la sera, leggevo la sera, soprattutto l'unico momento in cui potevo farlo, però avevo veramente un libro ci mettevo una vita e allora leggevo magari spesso fumetti, leggo ancora, i Dampi, magari leggo quindi un po' di tutto, da riviste a fumetti, così quando leggo, però soprattutto audiolibri. Quindi con gli audiolibri io durante il giorno posso ascoltare i podcast, mi riguardo delle puntate magari in televisione, magari soprattutto i reportage, le cose, o magari documentari, apro RaiPlay, non so. C'è tantissimo materiale, mi vado a vedere un po' di quelle cose lì, o anche su YouTube dei video, così magari mentre, più che vedere, mentre disegno, magari li ascolto, sai no, i podcast e tantissimi appunto audiolibri, riesco ad avere una velocità nel finire, magari può essere, non può essere la stessa cosa che leggerli, non lo so, però io così riesco comunque a non privarmi, ecco, del piacere della lettura, perché sennò Ma veramente, proprio veramente.
A questo proposito, senti anche musica mentre disegna? A volte ci Sì, chiedono sì, se tantissimo. ha una colonna sonora quando fa un'avventura di Dumpy, non so, sente musica Moltissima. gotica. No, mi piacciono le colonne sonore, quello sì. Mi Ah. piacciono, io ho una mia playlist che ho fatto con Amazon Music, e ce l'ho, in cui ho messo tantissimi brani di colonne sonore, sia brani cantati, o i brani principali, vabbè, o anche musica da Disney, che mi piace tantissimo, cioè dei film, sai, quelle Io che mi piacciono da matti anche quelle, perché mi ricordano anche, insomma, tante cose, vabbè, insomma. adoro Frozen, però non so E se anche a me piace. No, piace ce l'ho tutto, molto. vabbè, ma anche la colonna sonora di La Bella e la Bestia o Ah, del molto Principe bello, molto bello. Ranocchio, Sì, ma sono bellissime quelle musiche. sì. Sì. Quindi ascolto tanto la musica io oppure la radio, ma molto anche jazz, vabbè, sono un amante di musica, quella che una volta era la fusion, adesso magari non si dice più così, ma sì, ma tantissima musica, tantissimo. Tantissima musica e radio, con cui fanno sentire musica di decenni un po' fa, insomma. Non tantissimo quella di adesso, non mi piace molto. Va bene, maestro. Grazie per aver condiviso quest'oretta con noi. Ricordo No, beh, grazie a voi, è volata. il crowdfunding, a parte di prendere i dumpy che usciranno, ma Vabbè, anche. adesso recuperate ancora gli ultimi, ma a parte l'ultimo di Andrea del Campo, che è bellissimo, ma insomma, quelli più recenti, dai, sono Sì. E poi belli. mi raccomando, il crowdfunding di Ora Pro Comics sulla omonima pagina. Trovate anche il link messo da Vincenzo Basile nei commenti. Una storia ambientata in quella di Piacenza, comunque una location particolare, interessante. Sì, è un fantasy Un fondamentalmente. fantasy. Fantasy. Disegnato da Nicola Cenzanello e scritto da Pietro Gandolfi come autori di 40 tavole, abbiamo detto. Quindi grazie a chi ci ha seguito, a chi ha commentato. Grazie a voi, grazie a tutti e alla prossima. Se ci sarà una prossima, penso di sì. Allora ci sarà sicuramente perché lei si è impegnato adesso, quindi una prossima. Quindi avremo quanto prima di nuovo. Quando avrò qualcosa di magari di Magari quando interessante, te lo esce il dico. prossimo dumpy tuo può essere divertente Non lo so commentarlo quando uscirà. insieme. Non ho idea, non ho idea. Adesso Quando sarà? lo sto Quando. facendo, ma non so. Beh, sì, ma penso l'anno prossimo qualcosa uscirà senz'altro. Controlliamo l'edicola, così. Comunque stanno arrivando anche i saluti, anche di Massimo, che prima l'ha salutato, insomma di tutti quelli che ci hanno seguito. Contraccambio, grazie. Allora, grazie mille. E vi ricordo che stasera abbiamo una nuova live alle 21, in prime time. Quindi ci vediamo stasera e grazie a tutti. Ciao, Arrivederci. ciao, grazie a tutti, ciao.